Covid aumentano i contagi a scuola. Protocollo D'Amato, un riconoscimento importante. Ripartono le crociere da Napoli. Tiziana Cantone si indaga per omicidio. Buongiorno e bentrovati dall'informazione di Napoli News. Apriamo il giornale parlando dell'emergenza coronavirus. Sono 976 a ieri i nuovi positivi in Campania, a fronte di 11.441 tamponi, 25 i decessi nelle ultime 48 ore, 791 invece i guariti. Preoccupa però in queste ore la recrudescenza del virus all'interno delle scuole. Sono tanti gli studenti, ma anche gli insegnanti e il personale scolastico colpiti dal Covid. Tutti i dettagli nel nostro servizio di apertura. Se la curva dei contagi in Campania segna un leggero calo rispetto allo scorso weekend, resta alta l'attenzione dell'unità di crisi regionale riguardo all'area vesuviana, dove il numero dei positivi è in costante aumento. Attenzionati i comuni di Torre del Greco e Torre Annunziata, ma anche quello di Somma Vesuviana, dove i casi di contagio sono tornati a preoccupare l'amministrazione comunale dopo settimane di andamento pressoché regolare. Segnalati nelle ultime 48 ore 7 studenti positivi nel comune vesuviano e 4 classi in quarantena. Un fenomeno, quello dei casi di contagio scolastici, in aumento anche a Napoli, ma in tutta la regione. Nelle ultime ore sono 9 gli studenti e 7 i dipendenti scolastici messi in quarantena, con conseguente chiusura di classi e scuole per garantirne la sanificazione. E contagi si sono registrati anche tra il personale del Cardarelli, 21 i sanitari che sono risultati positivi dopo la prima dose di vaccino inoculato le scorse settimane e che ora non potranno fare il richiamo, anche se aver contratto il virus li immunizzerà per un periodo medio-lungo. Unica buona notizia in questi giorni la ripresa del mondo delle crociere. Ieri a Napoli ha attraccato la MSC Grandiosa per imbarcare i primi croceristi del 2021. L'ammiraglia della MSC era già stata la prima nave a salpare in tutto il mondo in sicurezza dopo il primo lockdown lo scorso 16 agosto. E oggi 27 gennaio è la giornata della memoria. In tutta Italia si ricorda l'Olocausto, ma soprattutto le vittime di quegli giorni tremendi e terribili per la popolazione mondiale. A Napoli, a Largo Pacifici, questa mattina l'assessore Clemente, Alessandra Clemente, ha deposto una corona di fiori sulla targa della piccola bambina morta durante l'Olocausto. Poi altra targa ricordata con un'altra corona di fiori alle pietre di inciampo davanti la Camera di Commercio di Napoli e poi cerimonia in prefettura con la consegna delle medaglie al valore ai sopravvissuti o alle famiglie di coloro che hanno perso la vita durante le deportazioni. E parliamo ancora dell'emergenza coronavirus e del protocollo D'Amato. Ottiene un riconoscimento internazionale il protocollo di cura per il Covid messo a punto da Gennaro D'Amato, ex primario di pneumologia in pensione dell'ospedale Cardarelli di Napoli e in prima linea nell'assistenza delle persone colpite da virus attraverso la telemedicina. Il mix di farmaci dosato e calibrato, recepito anche da tantissimi medici di base, è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica online www.mrmjournal.org, che ha descritto gli esiti della cura applicata a 182 persone tra settembre e dicembre dello scorso anno. Abbiamo presentato i risultati di 182 casi seguiti dal 1 settembre fino a Natale, fino al 24, con il protocollo nostro, che è molto semplice. Si tratta soltanto di applicarlo abbastanza precocemente con il cortisonico, il prednisone, a dosi diciamo non elevate, quindi con attività antinfiammatoria e non immunodeprimente, e con l'eparina a basso peso molecolare, che è fondamentale.
Il protocollo utilizza farmaci già prodotti. Che cosa pensa degli anticorpi monoclonali per la cura? Gli anticorpi monoclonali sono sicuramente i migliori in assoluto. Il futuro credo che sia soprattutto con gli anticorpi monoclonali, che adesso sono ancora abbastanza cari. Ad esempio, a Trump è stata data una dose tale di anticorpi monoclonali che è stata quantificata in $1 milione. Proprio sul vaccino, dopo l'entusiasmo iniziale, si addensano nubi causate dai ritardi nella consegna da parte della Pfizer, che rischia di creare problemi addirittura nei richiami per chi già si è sottoposto all'iniezione. Finora noi abbiamo osservazioni scientificamente validate che la vaccinazione riesce a produrre anticorpi e quindi un'immunità anche nei riguardi delle varianti. Il problema sta lì, di vaccinare quanto più è possibile. Ha mollato le ancore dal porto di Napoli con destinazione le perle del Mediterraneo l'ammiraglia della MSC Grandiosa, la prima nave a prendere il largo dopo lo stop forzato di Natale, un segnale forte di ripartenza per l'intero settore turistico. Solo questa nave dà lavoro a circa 1500 persone e soprattutto traccia la rotta per la ripresa del settore legato alle prenotazioni e soprattutto all'indotto nautico. Il tutto, come evidenziano dal ponte di comando della compagnia dell'armatore Sorrentino Ponte, in assoluta sicurezza. Per gli ospiti a bordo, infatti, è prevista una vera e propria bolla sanitaria che si attiva appena raggiunto il terminal crociere, con il tampone obbligatorio prima dell'imbarco. Durante la vacanza è assicurato il distanziamento fisico, la mascherina obbligatoria nelle aree pubbliche e lo speciale braccialetto smart per tracciare i contatti durante la navigazione e nel corso delle escursioni a terra. Un protocollo rigido, quello realizzato dalla MSC, che permette però di cenare anche dopo le 18 e andare a teatro durante la navigazione, è oggi utilizzato, come sottolinea il country manager Italia Leonardo Massa, anche per supportare la ripartenza di altri comparti dell'ospitalità nel mondo. Auspico per la ripartenza del turismo a livello internazionale un vero e proprio passaporto sanitario. Questo sarebbe un acceleratore nella ripresa di questo comparto, che a livello mondiale è fondamentale. Lo è fondamentale per noi delle crociere, ma è fondamentale per tantissimi settori e penso a nazioni che vivono di turismo. Quindi un passaporto sanitario che possa garantire non solo dei corridoi, ma libero accesso e ripresa dei servizi a coloro che si sottopongono a un vaccino, credo che possa essere solo un acceleratore ed è una cosa che auspico fortemente. E continuiamo parlando di cronaca. Si indaga ora per omicidio attorno alla morte di Tiziana Cantone. La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di omicidio in relazione alla morte di Tiziana Cantone, la 31enne di Mugnano di Napoli che il 13 settembre del 2016, dopo la diffusione online di video privati che la ritraevano, si sarebbe tolta la vita, almeno stando alla versione ufficiale emersa dalle indagini effettuate dopo il fatto dai carabinieri e dallo stesso ufficio giudiziario. L'apertura del fascicolo è un atto dovuto in seguito ai nuovi elementi probatori depositati negli ultimi mesi dallo staff difensivo che assiste la madre di Tiziana, Teresa Giglio. La denuncia, come conferma il legale della famiglia Salvatore Petti Rossi, è stata depositata contro ignoti 15 giorni fa. La documentazione è stata già iscritta e il PM Giovanni Corone è già al lavoro per svolgere le indagini. Grazie a delle analisi svolte da M-Team, il pool di consulenti statunitensi incaricato dalla madre della ragazza, il bagaglio di elementi raccolti sulla triste storia di Tiziana risulta più pesante. Tra questi sembrano pregnanti i due DNA maschili riscontrati sulla pasmina che la 31enne si sarebbe annodata al collo per togliersi la vita, a cui si è aggiunta anche la prova che il cellulare, trovato a poca distanza dal corpo della donna, sarebbe stato acceso, sbloccato e utilizzato per navigare sul web per oltre un'ora dopo il sequestro seguito al ritrovamento del cadavere. Gli investigatori avevano sempre sostenuto che invece non fu possibile scandagliare i contenuti del cellulare in quanto inaccessibile a causa del PIN.
E anche il consulente nominato dalla procura 3 giorni dopo disse di non essere stato in grado di accendere il cellulare perché mancava della password. Un ultimo elemento, che con i precedenti è stato consegnato alla procura di Napoli Nord, riguardava l'ex fidanzato di Tiziana, il suo cellulare quando i carabinieri erano nell'abitazione di Mugnano, dove era stato trovato il cadavere della 31enne, si sarebbe agganciato alla cella telefonica del cellulare di Tiziana. Una serie di ombre, quindi, che hanno spinto la procura ad aprire un altro fascicolo. Questa volta si indaga per omicidio. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale. Appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.